ricette per vivere belle è tornata a trovarci Elena Tritto. Ciao Elena. Ciao. Grazie per essere di nuovo qui con noi. Eh, le volte scorse avevamo già registrato e ci avevi insegnato a preparare diversi prodotti con la cera d'api, insomma tante cose interessanti, scrub e tutto quanto. Oggi eh, in questa puntata ci vogliamo dedicare alla stagione che sta per arrivare, sì. l'estate, e eh, in particolare preparerai una pomata anti zanzare. Un profumo solido, per la mm -hmm. precisione, che un è una cosa che, che, che ci fa bene e che però ha anche un buonissimo profumo e che tiene lontano gli insetti è molto meglio utilizzare eh, prodotti quando si può naturali come quello che ci proponi oggi no? perché sono quelli che si trovano in commercio non sempre contengono delle, degli ingredienti che vanno tanto bene per la nostra pelle, sì. per la nostra salute in generale e eh, dopodiché farai anche un olio post depilazione che insomma questo si usa tutto sì. l'anno ma magari se ne ha più bisogno l'estate invece è uso più frequente Ok, allora procediamo. Bene, allora cominciamo con la preparazione del, dell'olio post depilazione. Mm -hmm. Ecco, la finalità di quest'olio è duplice perché noi lo utilizzeremo per rendere la nostra pelle più liscia e subito dopo il momento della depilazione, quando la pelle magari tende ad arrossarsi,. E poi andrebbe utilizzato anche eh, nei giorni successivi alla depilazione perché l'effetto estrogenizzante dell'olio dell essenziale di salvia, di cui poi parlerò quando lo utilizzo, eh, ha proprio la proprietà di ritardare la crescita del pelo. Quindi ah, noi okay. abbiamo due azioni con questo olio, sì. un'azione emogliente sulla pelle subito dopo la depilazione e un'azione invece ritardante sulla crescita. Benissimo. Quindi, Abbiamo bisogno, come vedete io utilizzo eh, dei contenitori scuri mm -hmm. perché usando degli oli delicati è bene non esporli alla luce, quindi quando noi possibilmente dovremmo utilizzare questi, oli, questi contenitori o di plastica o di vetro però con la colorazione scura perché proteggono questi oli dall'ossidazione della luce e fanno in modo che durino molto di più. Allora, eh, un, è un olio, quindi è una, è una cosa liquida. Abbiamo una base di olio di girasole. Ecco un'altra nota: ne avevamo parlato anche nella puntata precedente. Quando utilizziamo gli oli, se non utilizziamo l'olio stravergine d'oliva che è sempre spremuto a freddo perché sennò non si potrebbe fregiare di questa dicitura, gli altri oli di semi che utilizziamo dovrebbero essere biologici perché soltanto l'olio di semi biologico è garantito spremuto a freddo. Quindi l'olio di girasole, in questo caso che andiamo ad utilizzare, dovete acquistarlo da coltivazione biologica. Quindi andiamo a mettere Grazie questo che il primo ingrediente, poi nella grafica che uscirà successivamente ci sono le dosi per poter preparare più o meno un flaconcino di queste dimensioni. Sì, sì, sì. Ecco, dopo aver, dopo aver versato la base che è l'olio di girasole andiamo ad utilizzare un altro olio molto prezioso che è l'olio di jojoba. Non, fa parte della, non è locale questo, questo ovviamente no. viene eh, da paesi molto lontani dal nostro, però questo ha un effetto molto più... Potente sulla nostra pelle perché è un olio estremamente dermocompatibile, e con la caratteristica proprio di rigenerare e ristrutturare la pelle. Lo si usa ovviamente in piccola quantità anche perché è molto costoso questo. Anche questo sarebbe bene prenderlo da coltivazione ehm, controllata o biologica, e la sua azione è quella proprio di essere potentemente emoliente e quindi di calmare la pelle dopo il piccolo trauma della depilazione. Mm. Adesso andiamo ad aggiungere quest'olio, la preparazione di questo prodotto è semplicissimo perché si tratta semplicemente di fare una sorta di cocktail con, con oli vegetali. Quindi non c'è neanche bisogno di mescolarli ma si no, uniscono direttamente i vari dentro il... Um, ecco, l'ultimo olio che noi andiamo ad aggiungere è un oleolito, poi vi farò vedere in fine trasmissione la preparazione di un oleolito domestico con un'altra erba, eh, questo è un oleolito di camomilla. Non è semplicissimo trovare gli oleoliti già fatti in arboristeria o nei negozi specializzati. Adesso ho fatto un giro ultimamente in arboristeria, ho visto che ce n'è una maggiore disponibilità, ehm, però hanno sempre dei costi notevoli. Eh, io invece amo prepararmeli da sola. Eh, noi abbiamo bisogno di mettere in olio: in questo caso ho utilizzato l'olio extravergine d'oliva, ehm, i capolini della camomilla le erbe che noi utilizziamo di solito sono ehm, essiccate perché devono macerare in olio per almeno 2-3 settimane e l'erba fresca contiene comunque una percentuale di umidità che potrebbe compromettere la durata del prodotto mm. perché potrebbe tendere ad irrancidire sì. quindi per maggior sicurezza è meglio utilizzare l'erba leggermente essiccata come poi vi farò vedere nella preparazione successiva usiamo la camomilla anche questa per la sua azione calmante ed emolliente Ecco, non so se da, riusciamo a vedere il colore, ecco sì, dovreste sì, anche con Questo intenso. colore giallo intenso, proprio tipico dell'olio dell ehm, in cui abbiamo infuso la camomilla, e quindi il suo colore proprio del sole che hanno i capolini della camomilla, e oltretutto anche l'odore. Molto intenso di, di camomilla. Sì. E questo è un prodotto che potete non facilmente, ma in alcuni, ne, in alcuni negozi particolarmente forniti, lo potete trovare già fatto, se no l'invito è invece ad aprire anche questo bellissimo capitolo della cosmesi naturale che è legata al, agli oleoliti. Tra l'altro ci cioè, avevo anche dedicato proprio una puntata sì, con, oggi, fa, con Barbara qualcosa, sì. Sì, con Barbara Albini che salutiamo. Ci direi qualcosa ancora sì. anche tu di, di diverso in più, però potete andare a rivedere anche, anche quella registrazione. Sì, lei aveva fatto L'oleolito con la calendula, che è un sì. presidio eh, fantastico per la cura della pelle, soprattutto per i piccoli fastidi della pelle, per gli arrossamenti, le punture, mh, i raffreddamenti, i geloni. Insomma, l'olio alla calendula, come, si, come dicevano le nostre nonne, è una mano santa. <ride> E adesso andiamo sì. ad aggiungere altri principi attivi, perché già l'olio lito di camomilla è comunque un principio attivo, perché dentro l'olio abbiamo veicolato tutte le proprietà della camomilla. Andiamo ad aggiungere la salvia in olio essenziale. La salvia ha, come dicevo prima, questo potere estrogenizzante, per cui è, è questo diciamo, l'ingrediente che ha la funzione la ritardante sì, mm. sulla, sulla crescita del pelo. Mm. Quindi andiamo ad aggiungere l'olio essenziale di salvia. E da ultimo l'olio essenziale di geraneo. L'olio uh -huh. essenziale di geraneo ha sempre questa funzione protettiva sulla pelle. Sì, e fra questo è legato dona... anche alle zanzare. Sì, lo la... sì. userai anche nella prossima ricetta. quindi? Sì, lo userò sì. anche nella prossima ricetta perché è un odore sgradito agli insetti questo. Però è molto gradito invece l'effetto sulla nostra pelle è anche molto piacevole il profumo in realtà sì e sì noi purtroppo non possiamo fare una trasmissione <ride> olfattiva ma dovete, <ride> Chissà, dovete più riprovare più. a casa ecco noi dobbiamo fare altro che chiudere il nostro contenitore lasciarlo riposare almeno 24 ore in modo mm -hmm. che si possano magari lo possiamo agitare un pochino per e in questo modo eh, abbiamo pronto il nostro olio post depilazione, quindi avete visto che la te il tempo di realizzazione è veramente istantaneo quasi. Ci vuole più tempo magari a, a reperire gli ingredienti, però è una cosa che ho già testato nel corso di diverse estati. Funziona veramente molto bene e lascia la pelle molto fresca e idratata. Benissimo, allora la prima ricetta è fatta. la Prima ricetta Speedy. Sì, veramente veloce e facile anche. Non solo veloce. Ecco, poi dopo vi consiglio adesso lo metteremo dopo se abbiamo tempo sì. di etichettare sempre sì, quello si, che, che fate. Sì, che ci hai portato. Sì, ho portato anche un'etichetta <ride> con la lavanda a tema. Uh -huh. E che useremo nell'altra preparazione e, e etichettate perché dopo, se no, è molto difficile ricordare ah, che beh, cosa sì, abbiamo fatto. Sì. Un po' ci guida il profumo, però mi è già capitato a volte di non essere stata attenta all'etichettatura e poi di trovarmi con un boccetto, anche la data, eh, base, magari. Sì, anche la data. Ecco, eh, diciamo che questi prodotti conservati al buio e quindi in contenitore adatto e eh, in luogo non troppo caldo, quindi ovviamente non vanno conservati in cucina o comunque in, eh, non vanno esposti alla luce, basta metterli in un. In un mobile chiuso, hanno una durata di circa un anno. Dopodiché anche il nostro naso che ci guida. Appena sentiamo sì. che eventualmente ha un odore un po' di uh -huh. rancido, allora vuol dire che ha perso sì. gran parte delle sue proprietà e quindi. Però questo di solito si utilizza nel corso dell'estate e non io avanza. In questa quantità, sì. con un boccettino così. Bene, adesso invece passiamo al prodotto, a un altro prodotto che ci aiuta a stare bene in estate. Ti chiedo poi se possiamo attaccare sì, intanto il, sì. il fornelletto, eh, che è un profumo solido. Un profumo solido, ne avevamo già visto uno nella puntata dedicata all'inverno che era un profumo invece invernale, sì. questo invece un, anche questo ha una doppia funzione, una funzione comunque eh, di deodorarci, di profumarci perché il profumo mh, è veramente molto gradevole, quindi quando lo avremo addosso non sembreremo degli zampironi ambulanti come spesso invece fanno alcuni altri prodotti disponibili in commercio sì. e in più eh, c'è anche una parte emolliente sulla pelle e poi questa parte invece nei confronti degli insetti, ma non disturbante per, per il nostro naso. Partiamo subito con la parte che serve a dare consistenza a questo profumo che comunque si presenterà solido ed è da spalmare, che è la nostra cera d'api che abbiamo già utilizzato in altre preparazioni, eh, cera d'api che io quando utilizzo per i prodotti per la pelle prendo sempre da, da, da um, biologica, sì. in modo che le api non abbiano subito trattamenti con antibiotici o comunque non consentiti dal disciplinare del biologico, perché è molto importante... Il fatto che questo che è un prodotto di accumulo per le api, eh, se noi lo prendiamo convenzionale rischiamo poi di ritrovarci pesticidi e tutte le cose che le api hanno raccolto in giro, ma soprattutto che hanno ricevuto come trattamenti all'interno dell'alveare. Quindi spezzettiamo la nostra, la nostra cera che adesso è in uh, stato solido ma la dobbiamo sciogliere per poterla amalgamare con un altro olio preziosissimo per la nostra pelle che è l'olio di cocco. Adesso che, si, che fa caldo l'olio di cocco si presenta leggermente fluido ma di solito invece in inverno è proprio un burro, infatti mm -hmm. dobbiamo staccarlo dal contenitore, stamattina invece l'ho travasato in questo vasetto quindi ho dovuto leggermente riscaldarlo. E questo è quello che è anche a uso alimentare? Sì, questo è anche a uso alimentare, fra l'altro anche questo è biologico, non è indispensabile in questo caso prenderlo da agricoltura biologica, però se avesse la possibilità ovviamente aumenta ancora nelle sue proprietà questo prodotto. Adesso noi dobbiamo lasciare l'olio e la cera a bagnomaria in modo che si sciolgano e poi la fase successiva invece è l'aggiunta degli oli che sono quelli che poi daranno la caratteristica attiva a questo prodotto. Quindi gli oli essenziali. Nel mentre che aspettiamo che tutto quanto sì. si sciolga, vi sì. faccio invece eh, vedere eh, come preparare in modo semplice un oleolito eh, molto particolare perché è legato alla stagione. Siamo in maggio, il mese delle rose questo fiore meraviglioso che eh, non solo cura l'anima e gli occhi, ma è un grande alleato della bellezza. E questo naturale. è veramente molto bello, ha un sì, colore questa, fantastico. Questa rosa è una varietà antica di cui purtroppo non so il nome, però so che questa rosa per il suo profumo così dolce e particolare si utilizza anche per fare, eh, in cucina, per fare un buonissimo sciroppo. Con, eh, estraendo eh, in, in sciroppo zuccherato mm. tutti i suoi aromi. Lo possiamo però utilizzare anche per eh, la nostra bellezza facendo un oleolito profumatissimo mm -hmm. a base di rosa che poi ci servirà o per essere usato tal quale come olio per il corpo dopo il bagno o la doccia oppure come base per fare una pomata o oppure per essere utilizzato in uno scrub. Mm -hmm. Allora, quando noi utilizziamo le erbe per fare un oleolito, come dicevo prima, l'ideale sarebbe che eh, fossero leggermente essiccate Sette. per evitare questa frazione umida che potrebbe deteriorare più velocemente l'olio e quindi questi petali di fiori, di questi petali di rosa bellissimi che eh, andrebbe, andrebbe sfogliata, questa è una rosa, ecco, un'altra cosa molto importante: quando usate le rose devono essere da eh, piante che non vengono trattate, mm. perché la rosa è una delle piante che vengono trattate maggiormente con pesticidi e con oh, questo è il rumore della, del sì, fornellino sta che, che sta bollendo, ma non c'è modo di. Eh, abbiamo questo bor, borbottio che, 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 ci, che ci fa compagnia. Dicevo, ehm, i petali devono essere provenienti da fiori non trattati. Questo è un rosetto che è in campagna vicino a casa mia in una casa abbandonata, e quindi nessuno lo cura ed, ed è l'ideale per, per poter essere fortuna. utilizzato per. Eh, quindi andiamo a prendere i, i nostri petali, li mettiamo su una carta o su un piatto, una, meglio sarebbe una carta assorbente che così assorbe l'umidità e li lasciamo due giorni, con queste temperature in due giorni diventano già completamente asciugati e a questo punto li dobbiamo andare a mettere in un vaso di vetro. Il profumo e questi definito, andrebbero sì. bene anche per preparare un potpourri giusto? certo. Anche, di, anche quello abbiamo dedicato una puntata. Sì, <ride> sì, sarebbero veramente perfetti perché hanno un profumo veramente eh sì, inebriante, davvero. Sarà direi un cucchiaino che possiamo magari o lo spegniamo? No, direi che possiamo spegnere. Il cucchiaino questo. ti serve adesso no, perché okay, si scioglie allora da spengo. solo, però adesso spegniamo perché fa veramente troppo rumore. <ride> ecco, quando abbiamo messo i nostri petali in un meglio in un vaso di vetro in modo che possa essere chiuso, andiamo ad aggiungere l'olio, che è quello che poi estrarrà tutte le proprietà dalla, dal fiore e qua possiamo utilizzare o un olio extravergine d'oliva o un olio di girasole oppure anche un olio di mandorla l'olio mm -hmm. di mandorla anche lui è particolarmente dermocompatibile e ha la caratteristica di avere un sapore molto tenme e anche un profumo molto delicato che così non mi va a coprire il profumo della rosa mm. una cosa che mi è successa proprio l'altro giorno che te lo volevo portare già fatto in modo che così avessi la possibilità di provarlo ho preso un olio di mandorla senza leggere in uno dei miei acquisti. Quando poi l'ho versato e ho sentito il profumo, sono rimasta un attimo. Perché era un olio con l'aggiunta di profumo, però di un aroma artificiale che sa, di mandorla, in, veramente terribile, che mi ha coperto tutto il profumo della rosa. Quindi attenzione quando acquistato un olio di mandorla, che sia un olio di mandorla spremuto a freddo come questo e senza l'aggiunta di profumazione. Mm. Perché veramente mi ha rovinato l'oleolito, perché ha un profumo così artificiale che userò per fare un sapone. Non, non per... Quindi andiamo a coprire un attimo solo che questo al contagocce, perché no. è un olio prezioso e quindi tanto dobbiamo attendere che... Sì. Vuoi che faccia io? Tanto ti, sì, ti faccio, ti faccio mm -hmm. mettere goccia a goccia. goccia, così goccia. Ecco intanto vi faccio vedere si è sciolto completamente sia l'olio di cocco che eh, la cera d'api e a questo punto noi andiamo ad aggiungere... Gli oli essenziali. Gli oli essenziali che abbiamo detto sono insetto repellenti, ma sono invece profumatissimi e molto graditi sì. agli umani. Ecco, io conoscevo solo quello di geragno con questa, ecco, la lavanda, la eh, questa... La lavanda, anche lei che sta funzione. Fra l'altro poi la lavanda fa molto bene alla pelle perché è un olio calmante. Scusate, ho dimenticato un passaggio, questo va tolto da qua. Perché lo dobbiamo fare intiepidire leggermente prima di, mm -hmm. mh, di procedere mm -hmm. con l'aggiunta degli oli essenziali. Quindi la lavanda, e intanto vi presento anche la menta piperita. La menta piperita sia un'azione. Che infastidisce eh, mm -hmm. gli insetti, ma poi ha questa azione rinfrescante sulla, sulla nostra cute. Siccome di solito questo prodotto si usa in estate, è anche bene avere questa parte invece leggermente rinfrescante che rende la cosa ancora più piacevole. Abbiamo ancora. Secondo te la tua esperienza funzionano anche con le zanzare tigre? Perché ormai è un problema qui da noi: sì, la è di un, una cosa en endemica, ormai. Non lo so perché ho visto. Eh, ho visto passare già le prime zanzare tigre fino a tre giorni fa non c'erano. Ieri sono sì, a stendere giù ed prima. erano, ce n'erano già delle nuvole quindi adesso lo testerò lo testerai, anche va bene. però in generale non viene amato Testato da tutti an quegli insetti anche che invece voi. amano molto venire vicino alla nostra pelle. Quindi il geranio ne abbiamo già presentato la volta scorsa e l'ultimo olio di questo mix è la citronella. La citronella, anche questa molto utilizzata per esempio per le candele, per, le, eh, per i ceri, per le fiaccole, per tutti quegli ammenti. Sì. Sì. che servono per, tenere, per um, diffondere in ambiente esterno e per tenere lontano gli insetti, sotto forma di olio essenziale poi es entra anche lui nella preparazione di questo profumo solido. Senti, sì. ci sì, posso staccarlo questo e versarlo? Quanto deve coprirlo? È già sufficiente così? No, ce ne vuole ancora un po'. Allora lo arrivare. stacco, sì. intanto lo appoggio il microfono e lascio a te la parola. Ok. E, nel mentre noi parlavamo il nostro olio si è raffreddato perché gli oli essenziali sono molto volatili, molto preziosi, non vanno aggiunti quando la nostra miscela di olio è molto calda come temperatura perché sennò evaporerebbero tutti. Quindi per questo motivo che dobbiamo attendere che si raffreddi leggermente ma che sia però ancora fluida perché sennò non riusciamo a miscelarli in modo, in modo adeguato. Quindi Dimmi se va bene così, se ne va aggiunto un po'? Ancora visto un che... pochino. Mm -hmm. Cioè deve coprire praticamente? Se fosse in possibile modo. sì coprire. In questo modo quindi. Perfetto. a posto? Sì. Mm -hmm. Poi terminiamo con questo così intanto quello sì. si raffredda. Ecco, questo vasetto non va esposto alla luce perché alcuni oli invece per estrarre tutti i principi attivi della pianta mm hanno -hmm. bisogno dell'esposizione alla sì. luce. In questo caso no perché è molto delicato. Okay. E quindi questo lo riponiamo in un cassetto o in un mobile chiuso. E aspettiamo almeno due 3 tre settimane. A quel punto l'olio sarà pronto, lo andremo a colare e avremo il nostro oleolito profumatissimo alla rosa. Da usare magari semplicemente come olio dopo bagno o come ingrediente prezioso per fare creme o eh, per esempio per fare uno scrub. Benissimo. Ritorniamo invece al nostro, ritorniamo adesso invece al nostro profumo solido anti zanzara. E andiamo ad aggiungere gli altri oli quindi il geranio, uscirà poi la grafica con tutte le quantità. Quindi, dopo poi chi vorrà rep replicare a casa, come tutti ci auguriamo con questi corsi, questi video corsi, mm. <ride> eh sì. e l'idea è appunto quella. La lavanda l'abbiamo già messo, la menta piperita. Tra L'altro, il tempo corre come al sì. solito. Noi siamo già alla fine, non ci hai raccontato praticamente niente di te. Ma noi ci rivediamo comunque tra pochissimo, no? Perché, sì, perché faremo poi un'altra puntata. puntata. E allora all ci dirà un state, po' quali così sono così le novità anche per quello che riguarda la tua attività. Io, tra l'altro, ti ho proprio invitata perché ricevo sempre le tue newsletter. Anzi, invito i telespettatori vedendo le grafiche che vi eh, sì, manderò gli, gli, anche lì eh, di iscriversi alla tua delle... newsletter, così possono vedere le attività che fai. E in una delle ultime annunciavi proprio di. Alcuni laboratori dedicati alla cosmesa naturale che stavi per preparare, quindi eh, ho pensato bene di, di ricontattarti subito. Qui direi che dobbiamo chiudere. Sì, L'unica nostro... cosa che sì? vi faccio vedere è che eh, questo è il contenitore che abbiamo usato per preparare il nostro profumo che poi si solidificherà. Ecco, lo travasiamo video, in un vasettino piccolo in modo che questo è il classico formato della borsetta, così ce lo possiamo portare dietro agevolmente eh, quando magari usciamo, siamo, andiamo a sentire un concerto all'aperto oppure andiamo in un parco e dove lì di solito le Servono. zanzare sono delle nuvole e quindi ce lo possiamo poi mettere dove nelle parti esposte o nelle zone vicino per esempio al collo o ai polsi dove diffonde maggiormente questo profumo. Benissimo, allora vi invito quindi a contattare Elena eh, nei suoi riferimenti che vedete ora in video se avete bisogno di informazioni eh, su, su queste sue attività o anche, non so, se hanno delle domande da farti, cosa sì. dice Elena, posso, no? Sì, sì. E eh, io ringrazio Elena, ringrazio... Io ringrazio te per avermi invitato ancora una volta, è sempre un piacere essere a Telecolor mm. e Benissimo. grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Anch'io vi saluto e vi ringrazio e continuate a seguire Ricette per Vivere Belle.